comincia l'amica, poi ci si mettono anche i compagni delle amiche, la vogliono tutti. Per caso sei gelosa? Di Ugo? Figurati. Però storia di un uomo. Bella, ma solo una notte. Però bella. Sarei mica incinta. Non ci manca solo quello, guarda, poi. Io non capisco, ti ho fatto qualcosa, sembra che ce l'hai con me. Ma no! E allora che cosa c'è che non va? Sono solo un po' nervosa. Scusa. Uno da perderci un po' la testa. Bello. Non bellissimo. Sai, uno di quei tipi che ti fanno soffrire, ma che fai soffrire anche tu. Uno che appare così da un momento all'altro e... Cos'è, direttore? Lei adesso è diventato razzista. No, no, la mia è una provocazione. Per arrivare a dire che ha la stessa concezione dittatoriale di Stalin. Anzi, peggio di Stalin. Ma è un politico. Vuole il potere. Adesso che è arrivato il potere non cambierà niente e tutto tornerà come prima. Tutti i miei amici ebrei la pensano così. Running late, he said we should do sound check without him. What a shocker! He's probably taking a few hours extra sleep at the Ritz. No, he's got to sleep off the Dom Perignon. Scherli, digli al tuo capo di stare un po' più attento a quello che scrive sul suo giornale. O prima o poi gli potrebbe succedere qualcosa. Per non parlare delle sue copertine. È così che si diverte quel porco. Hitler che sposa una negra pagherà carissimo per tutto questo. Io ci penserei due volte prima di continuare a lavorare per quell'infame. Mi sto facendo male! Lasciatemi andare! Zitto, ci arrabbiamo sul serio. Sei buono. Pensavo che i collaboratori di Görlich sapessero solo di merda. Digli a tuo capo che faremo un bel rogo con tutti quanti i suoi articoli e le sue croci. Dove c'è quel Cristo nato da una puttana ebrea? Nascerà una nuova religione, quella ariana. Ma quello mi ha proprio fatto venire voglia di andare lì, a Medjugorje. Ma noi Medjugorje non lo trattiamo. Però se lei volesse Loreto, Padre Pio, Lourdes, Fatima, emozioni, una cosa in giornata, il santuario d'Europa. Ma poi ho letto il libro di Paolo Brosio. Paolo Brosio scrive? Ah, benissimo. Scusate, volevo delle informazioni per il Sud America. Viaggia da solo? In gruppo? Da solo. Allora parli con la mia collega. No, niente. Ma no, perché... Perché così come sei, uguale a come sei ora, saresti perfetto per mia madre. Io ho suonato al citofono, ma non mi rispondeva nessuno. È rotto da anni il citofono. Tu devi essere Ugo. Sì, e Eugenia? Ah, è Eugenia la collega di Maria? Sì, infatti, cercavo Maria. C'è? Sì, deve essere in casa. Vado a vedere se dorme, se ancora...